Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Vedo già che cominciano a esserci i primi posti. Attendiamo ancora un pochino prima di poter procedere in modo tale da partire in orario, come avevamo detto. Saluto intanto Martino. Ciao Martino. Come stai? Inizieremo a parlare quest'oggi di un argomento sicuramente interessante, che darà spunto sicuramente a parecchie cose da poter raccogliere e discutere poi tutti quanti assieme, indubbiamente. Oh, buongiorno Mauro, il mio omonimo. Spero vada tutto bene. Ben arrivato. Vedo che iniziate a collegarvi. Tra poco inizieremo appunto la chiacchierata. Vi presenterò un po' di cose e parleremo di alcuni aspetti, tutti quanti assieme. Sì, esatto, Martino, hai visto? Vedo un po' di commenti da parte di Martino. È vero, è vero, è vero. Auguri Massimiliano. Auguri, buon compleanno. E ci siamo sentiti, ci siamo fatti gli auguri, ma. Bene, siamo un po' tutti quanti reclusi. Ecco che abbiamo approfittato di sfruttare un po' la tecnologia che ci circonda per poterci scambiare qualche opinione e vedere qualcosa, fare qualcosa, diciamo, di interessante, ecco. Spero che tu abbia festeggiato a dovere ieri, Max. Bene, spero che tutti quanti possiate vedermi bene, senza problemi, vedere sia me che il video con la pagina di Gasparini. Se avete delle domande, potete nel frattempo indicarle qui nella chat prima che cominci la chiacchierata. Sicuramente durante questa presentazione, con questa chiacchierata di questa giornata, di questo primo webinar, poi faremo anche delle introduzioni per quali potrebbero essere gli argomenti che faremo successivamente, perché come vi dicevo ci sono più appuntamenti che poi eventualmente cominceremo a discutere e a farvi vedere. Bene, grazie della risposta per l'audio e video. Molto bene, molto bene.
Ok. Vediamo un po'. Aspettiamo ancora qualche minuto, se siete d'accordo. Ditemi anche voi, prima di cominciare, che così vediamo anche il vostro punto di vista, se volete che iniziamo con 5 minuti accademici di attesa. Abbiamo pensato di organizzare questa cosa qui, tra l'altro è stata veramente interessante perché l'abbiamo organizzata ognuno a casa propria facendo tutta una serie di videoconferenze tutti i giorni. Veramente è stato, mi rendo conto che in questo periodo la tecnologia ci sta veramente dando una mano. Probabilmente quando rientreremo tutti, spero presto, alla normalità, potremo sicuramente sfruttare molto di più tutto quello che in questo periodo siamo stati costretti ad utilizzare, tra l'altro. Secondo me verranno fuori veramente delle belle cose. Sì, è vero. Vedo Mauro Tomaselli giustamente che dici non dobbiamo andare da nessuna parte. Questo è anche vero. Siamo veramente reclusi in casa. Perciò appunto approfittiamo di tutte queste belle tecnologie che ci sono state date per vedere di fare qualcosa di interessante, ecco. Bene, bene. Aspetterei se dite magari qualche altro minuto. Nel frattempo, se volete anche raccontarmi un po' già delle vostre impressioni, cosa ne pensate di questa iniziativa, tanto perché così cominciamo a rompere un po' il ghiaccio, ecco. Ah, grazie Martino. Sì, vedo che se ti ringrazio. Sono molto più interessante della spiaggia, proprio. Sì, sicuramente, sicuramente. Poi soprattutto, almeno qui da noi, che ci sono veramente delle bellissime giornate primaverili, se si riesce ad avere un po' di giardino, almeno si riesce un po' a staccare, ma veramente, veramente dura. Ah, ecco. Se qualcuno doveva aiutare sua moglie, ecco, è una buona scusa quella, sicuramente, quella è una buona scusa. Buongiorno, ben arrivato anche a te Luigi. Vedo i tuoi commenti. Penso che tu gli abbia detto, Luigi, che il webinar dura tutta la giornata, quindi sei libero solamente dopo cena, vero? E se dobbiamo fare le cose fatte bene, le facciamo fino in fondo. Una cosa interessante poi che così nell'attesa di aspettare un altro paio di minuti potrebbe essere quella di chiedervi che cosa vi aspettate voi da questo webinar e in particolare di tutta la serie di webinar che poi andremo a fare prossimamente, che poi vi darò anche delle indicazioni magari verso la fine, diciamo, di questa puntata di come pensavamo strutturarle. Ecco, potremmo farle anche a cadenza giornaliera se serve così in caso di aiuto. Così magari vediamo, magari trattare veramente più argomenti e condensare tutto in una settimana, ma no, dai, scherzo. Bene, io direi.
Sicuramente adesso andremo a centrare un pochettino quali sono gli obiettivi e le attività che vorremmo fare. Se siete d'accordo, potremmo magari cominciare. Dopo, man mano, se eventualmente avete necessità di domande e altro, potete tranquillamente scrivere nella chat e poi avremo modo, appunto, man mano che facciamo il video o comunque che vi parlo, possiamo eventualmente anche fermarci un attimo per dare un'occhiata ai vostri messaggi e eventualmente darvi anche alcune risposte in diretta o addirittura anche alla fine, poi lo faremo la stessa cosa. Bene, allora innanzitutto io vi ringrazio e vi saluto. Grazie di essere giunti a questo webinar. Mi presento per chi non mi conoscesse, io sono Mauro Bellan e sono il Product Manager della Gasparini. Pensate che quest'anno, facevo i conti proprio oggi, festeggio 23 anni di lavoro presso la Gasparini, ma veramente sono volati, devo dire la verità. Un sacco di cose, sempre delle novità, sempre cose sempre molto interessanti, soprattutto interessanti perché vengono in particolare principalmente da voi, da quello che ci richiedete, da tutte le cose che ci viene richiesto di sviluppare, di pensare, di rivedere. Ecco perché è importante fare questo genere di attività come quella che stiamo facendo oggi. Tra le altre cose, appunto, come avevo fatto come riferimento nel video di invito, abbiamo pensato appunto di fare una serie di webinar, cioè praticamente un numero di webinar che poi dovremo definire assieme anche i contenuti di questi webinar. Perché? Perché vogliamo appunto confrontarci, vogliamo discutere, approfondire degli argomenti che voi ritenete effettivamente interessanti e utili per la vostra attività, per quello che dovete fare e ovviamente per approfondire tutti i vari aspetti che riguardano appunto il mondo della pressopiegatrice. Questo essenzialmente è l'obiettivo ed è il motivo per cui lo vogliamo fare secondo il vostro punto di vista. Questo è importante. Ecco perché vi chiediamo di utilizzare appunto la chat sia durante la diretta o le dirette che ci saranno poi prossimamente per darci appunto il vostro feedback. Quali sono le richieste, le necessità che avete bisogno di approfondire? In particolare, potete farlo anche dopo. Dopo che questo webinar sarà terminato, potete mandare e scrivere appunto nella pagina Facebook di Gasparini per darci delle indicazioni in modo tale che noi possiamo preparare il programma poi da fare per le prossime puntate. Questo era tanto per darvi in linea generale quella che era il nostro obiettivo, quella era la nostra idea, appunto avere uno scambio con voi e fare questo tipo di attività soprattutto dal vostro punto di vista. È un po' il nostro motto che diciamo sempre in Gasparini, che è dare forma alle vostre idee. Questo è un po' l'obiettivo. Ecco, la puntata di oggi su cosa verte? Vorremmo praticamente partire per quanto riguarda la definizione di una pressapiegatrice e discutere, per esempio, su come si va a definire, non so, il tonnellaggio e la lunghezza. Poi andare a vedere tutti gli accessori che possono praticamente essere abbinati, agganciati alla macchina, in base alle varie necessità, per darvi un po' gli spunti su quali potrebbero essere gli argomenti per le prossime puntate. Ecco, noi abbiamo già una possibile idea, durante magari la discussione, la presentazione che farò oggi, vi lancio, diciamo, dei piccoli riferimenti in modo tale che possiate anche voi valutare e dire quale potrebbe essere interessante prima di un altro argomento eventualmente, o proporvi addirittura degli argomenti vostri che ritenete opportuno. Ecco, io ogni tanto guardo un po' la chat, vedo se ci sono dei messaggi in modo tale da darvi anche delle risposte. Bene, allora, l'obiettivo, l'abbiamo detto, la cosa che vorremmo appunto fare è quella di utilizzare uno strumento che avete disponibile tutti. Uno strumento molto semplice che c'è disponibile appunto nel sito Gasparini, per cui alla pagina di gasparini.com appare questa, presumo che la vedete tutti. Avrete modo di vedere la pagina, l'home page, dove in alto ci sono tutta una serie di informazioni, al di là di quello che vediamo sotto, da chi siamo, i prodotti che sono divisi appunto da presse, cesoie, linee automatizzate e altro, ai vari servizi e case history, che sarà un altro argomento che durante le prossime puntate che faremo andremo a vedere anche i case history, perché ovviamente in base allo studio che è stato fatto faremo vedere anche degli esempi reali dove abbiamo applicato questo studio. Ecco, nella parte diciamo superiore c'è la parte di configuratore offerta
la parte dei calcolatori su cui volevo soffermarmi, perché all'interno sono stati inseriti tutta una serie di calcolatori, partendo dal primo, sarà quello che prenderemo in esame oggi, che appunto è il calcolo dei parametri di piega, per poi passare a altri calcolatori che potremo utilizzare, e qua mi metto, diciamo, il primo punto da tenere in considerazione o pensarci, eventualmente da utilizzare ed avere qualche informazione più dettagliata, per esempio sul, mi viene da dire, faccio un esempio, sul fattore K e band allowance, magari fare una puntata dedicata a capire bene questi aspetti qui, il calcolo dello sviluppo, per cui potremmo fare un ragionamento un po' più ampio aspetto e specifico magari per questo, per quest'ambito qui. Oggi volevo appunto partire facendovi vedere il calcolo dei parametri di piegatura, che nella pagina appunto che si apre vediamo le informazioni che vengono richieste. Cosa che viene richiesto essenzialmente? Questo ci serve inizialmente per fare un dimensionamento. Solitamente per dimensionare una macchina viene richiesto che cosa? La lunghezza massima del pezzo che il cliente intende fare. Ecco, vedo un commento esatto per quanto riguarda le case history, e sicuramente vi rispondo già, diciamo, su questo punto qui. Case history ci aiuterà a vedere veramente nella profondità il motivo per cui siamo partiti a fare magari un determinato studio o una determinata magari applicazione su una macchina, e poi vederla realizzata dal vivo e utilizzata nel campo. Effettivamente questo è importante, proprio per dare anche degli spunti, degli esempi un po' a tutti quanti voi. Tornando all'argomento in cui stavamo appunto valutando, che era quello del dimensionamento della pressa piegatrice, ci siamo detti, partiamo da questo strumento, lo strumento del calcolo. Allora, solitamente si va ad utilizzare la lunghezza, si definisce la lunghezza massima del pezzo che si va a piegare. In questo caso qui trovate già dei campi preimpostati, ma si possono modificare. Io per esempio qui scrivo un valore di 3000. Si va a indicare qual è lo spessore massimo che io vado a piegare, riferito appunto alla lunghezza che ho indicato. Possiamo indicare, non so, 5 mm. La tipologia di materiale, qui ne vedete praticamente ce ne sono indicati, questo ci aiuta eventualmente a valutare, ovviamente legato alla resistenza del materiale questo, l'angolo di piegatura e la tipologia di piega in aria. Ecco, a fianco viene riportato che è il classico esempio come si utilizzava e che si ha tutt'oggi, molto probabilmente voi avrete anche il classico regolo dove vado a inserire tutti questi dati. Qui sono riassunti velocemente. Riesco a determinare, in base ai dati che ho inserito, quant'è la forza necessaria per fare questo tipo di piegatura. Qui mi vengono indicate circa 125 tonnellate. Con che cava? Ecco, qui è importante avere l'indicazione della cava, perché poi va sempre legato anche, in particolare, al bordo minimo. Ecco, il bordo minimo è sempre anche un aspetto importante che si lega anche a altri accessori che vedremo nel tempo. Intanto vi metto, diciamo, lì alcuni aspetti. Appunto, la cava, vengono indicato il valore B del bordo minimo, che è indicato qua sotto come già risultato, perché qui sotto io posso andare a selezionare o la cava ottimale. La cava ottimale com'è? Normalmente la formula ti dice che è 8 volte lo spessore, per cui la cava che viene determinata ottimale è la 40, che ha un bordo minimo da 26, abbiamo visto, e il raggio interno di 5 mm. Se io vado a modificare invece la cava, la vado a fare più stretta, qui automaticamente mi viene detto che il tonnellaggio che mi serve per piegare con una cava più stretta ovviamente è maggiore, ho un raggio interno diverso e il bordo minimo si riduce avendo una cava più stretta. Ecco, queste ho la possibilità di andare a modificare questi valori prima di andare a fare che cosa? Finita questa pagina qui, questa parte, diciamo, di risultato del calcolo di forza e piegatura, posso direttamente andare a creare la configurazione della pressa piegatrice. Ecco, questo lo andrò ad utilizzare, questa pagina qui che si è aperta ora, per andare a vedere appunto, come si diceva prima, partendo dalla configurazione tonnellaggio lunghezza, vado a vedere poi quali sono gli accessori e comincio a inserire al suo interno tutti eventualmente gli accessori che vi propongo eventualmente come punto di discussione. Bene, fin qua avete delle domande
relativamente a quanto ci siamo detti, volete approfondire qualcosa? Vogliamo che parlare eventualmente nuovamente del calcolo della forza di piegatura? Eventualmente mi dite voi se serve approfondire qualcosa, nel frattempo io comunque posso ritornare sull'argomento. Ecco, quello che succede nel configuratore, che è un altro strumento che abbiamo disponibile appunto sulla pagina, eccolo qui, il configuratore offerta che si vede qui, automaticamente il sistema, avendogli dato le informazioni di appunto materiale, spessore e lunghezza, mi va a definire già da solo quant'è la taglia della mia macchina. In questo caso mi pone un 165 tonnellate, lunghezza nominale 3100. Questo è il primo step di configurazione. Io da qui posso eventualmente andare a modificare. Quando lo vado a modificare, automaticamente il sistema mi permetterebbe eventualmente, se vado a scegliere una macchina che non ha a catalogo una lunghezza di 3100, ecco che automaticamente il sistema si posiziona sulla taglia minima riferita a questo tonnellaggio. Molto bene, ringrazio Luca del chiarimento. Bene, allora proseguo. Allora, noi avevamo detto appunto, questo era per farvi capire un po' come funziona il sistema del tonnellaggio e della scelta, perché o si ha già un'idea della tipologia di macchina, allora si viene qui e si va a selezionare il tonnellaggio e la lunghezza, e il sistema automaticamente guida se la lunghezza non è idonea a quello che è indicato, oppure si fa partendo dal calcolo dei parametri di piegatura, e poi da qui si ritorna al configuratore. Bene. Il passo successivo, che vi posso già anticipare che potrebbe essere un argomento utile da fare al prossimo incontro, riguarda luce e corsa. Luce e corsa, che cosa vuol dire luce e corsa? Praticamente la luce è la distanza che ho, poi lo vedremo bene nel dettaglio, questo, la distanza che ho tra il banco e la traversa, con la macchina completamente aperta, e la corsa è quanto effettivamente ha la corsa il cilindro l'asse Y della macchina. È stato indicato anche un tool da questa parte qui, che è calcolare la luce, che fa vedere che cosa. In base al mio valore H, che è riferito ad una scatola, tendenzialmente questo, che mi dice quant'è il mio fianco della scatola, posso automaticamente andare a definire quanto è necessaria come luce, in questo caso L389 mm. Se io aumento questo valore del mio fianco della scatola, automaticamente il sistema mi va a indicare in sostanza che cosa, quanto deve aumentare la luce. Nel momento in cui io vado a fare questa attività qui, automaticamente il mio sistema mi modifica il valore. Ecco qua, prima avevamo un valore diverso. Adesso ha portato automaticamente a una luce di 500 e una corsa di 300. Poi su questo argomento ci ritornerò, che così poi affrontiamo eventualmente, e vorrei condividere con voi se l'argomento che vi propongo magari per il prossimo episodio può andarvi bene, è nel caso in cui io vado ad avere un fianco di una scatola completamente molto più grande di quelli che possono essere magari lo standard. Se io definisco questo dato qui, mi viene indicato dal sistema un su misura. Che cosa vuol dire? Che dobbiamo valutare una luce e una corsa adeguate al pezzo che dovete andare a fare. Ecco che questo può essere un argomento che poi ci ritorno, vi faccio vedere qualche altra slide che vi fa capire meglio cosa luce e corsa eventualmente ci possono, diciamo, aiutare nelle lavorazioni di tutti i giorni. Ecco, poi da qui, proseguendo, io proseguo se non vedo commenti da voi, eventualmente da fermarmi nel caso per avere ulteriori approfondimenti su questo argomento, che comunque ci ritorneremo. Proseguo per fare appunto quella carrellata che vi dicevo prima sugli argomenti che pensavo di trattare con voi anche nei prossimi episodi. Allora, qui poi è indicato il pacchetto Industria 4.0. E qui sotto viene indicata la dotazione standard di una macchina. Ci
Ciò che eventualmente è possibile andare a ragionare poi in un secondo momento sono le opzioni che possiamo aggiungere in più. Ecco, questo già potrebbe essere già un altro argomento che vi posso eventualmente mettere la pulce nell'orecchio nel dire, vogliamo discutere delle compensazioni, delle flessioni, che allora da qui andiamo a ragionare su tipologia di bombature che ci possono essere, quali sono le deformazioni che sono in gioco su una macchina e come tenerne conto. E quali sono gli strumenti che ci permettono di risolvere questo tipo di problema? Questo potrebbe essere un buon argomento eventualmente da discutere con voi, da parlare, da approfondire. Però appunto aspetto sempre anche da voi il vostro punto di vista che per noi è importante. Altro argomento interessante che volevo porvi cos'è? È il controllo dell'angolo. Anche questo, noi abbiamo diverse soluzioni come sistema di controllo dell'angolo in base all'applicazione, perché potrebbe essere interessante andare a capire in quali casi usare l'uno, in quali casi usare l'altro, che tipo di soluzioni ci possono essere eventualmente. Ecco che la cosa interessante potrebbe essere proprio quella di approfondire questo tipo di argomento. Ecco, questo per quanto riguarda appunto il sistema di controllo dell'angolo. L'altro argomento è la tipologia, per esempio, il risparmio energetico. Anche questo potrebbe essere un argomento da eventualmente approfondire, da vedere di trovare in quali casi potrebbe essere utile applicare un sistema di risparmio energetico. Agganciandomi alla parte che riguarda, eccoci qua, il sistema di zona di lavoro, la cosa interessante che si potrebbe abbinare è il sistema di bloccaggio. Perché una volta definita la zona di lavoro, per cui luci e corse, ecco qui vedo un commento in cui Martino chiede se ci sono sistemi di bombatura più adatti a certi controlli dell'angolo, o tutte le combinazioni lavorano bene. Ecco, questo è un ottimo, è una domanda che ci aiuta a capire una cosa, ritorno sul sistema di controllo dell'angolo. Dalla nostra esperienza abbiamo visto che in base ad alcune tipologie di controllo all'angolo, per ottenere determinate performance e soluzione ottimale del pezzo, l'abbinamento sistema di controllo dell'angolo funziona bene con determinati tipi di bombature. Adesso non vorrei anticiparvi questo argomento qui, ma la risposta è sì, sicuramente. È ben tenere presente durante la fase di discussione capire quali sono le esigenze e le tipologie di performance e di risultato che si vuole ottenere sul pezzo, perché la bombatura e la tipologia di bombatura ha il suo effetto anche su questo, per cui è un tenere sotto controllo tutto il processo. Il processo di piegatura è da tenere sotto controllo la deformazione, a tenere sotto controllo ovviamente l'angolo che io vado ad ottenere, per cui mettere insieme tutti questi elementi mi danno un risultato. Per ottenere il risultato migliore devo trovare la combinazione ottimale che noi abbiamo individuato come soluzione ottimale e questo può essere un argomento da discutere. Bene, stavamo parlando sulla questione per quanto riguarda i bloccaggi superiori e bloccaggi inferiori. Ecco, in questo caso è utile andarlo a inserire nel momento in cui andiamo poi ad analizzare la parte che riguarda la zona di lavoro, perché poi dalla zona di lavoro dobbiamo cercare di rendere ergonomico l'utilizzo della macchina. Anche questo dell'aspetto dell'ergonomia è un altro argomento che mi piacerebbe trattare con voi, perché non è solo il fatto di dover, come in questo caso, cambiare utensili ed essere agevoli nel doverlo fare, ma bensì tutti gli altri accessori che chi lavora davanti alla macchina magari ha necessità di avere per perdere meno tempo, essere più incisivo, per riuscire a trovare in sostanza delle soluzioni adeguate a voi che lavorate fronte macchina o addirittura delle soluzioni che permettono di mettere e legare la macchina a quello che eventualmente sta in ufficio e genera il programma di piegatura. Proprio nell'ottica dell'industria 4.0 di cercare di unire, di creare un sistema che parli dall'ufficio alla macchina e anche con le altre macchine per cercare di creare questo flusso. Bene, allora, questa è la sezione che potete trovare per quanto riguarda la gestione dei bloccaggi. Ecco, vi do un'informazione, sarebbe utile e interessante che magari, se già non lo fate, presumo di sì,
di andare a smanettare un po' con gli strumenti che vi ho dato per poter prenderne confidenza in modo tale che eventualmente anche la prossima volta, se ci sono dei dubbi e dei chiarimenti, li possiamo già affrontare all'inizio prima di cominciare eventualmente la puntata successiva. Ecco, discorso dei bloccaggi, come ho detto, superiori, questo è importante capire quali soluzioni sono adatte in base anche a cosa? Alla tipologia di macchina che avete, quante volte per esempio andate a sostituire l'utensile, ecco che ci possono essere soluzioni diverse da poter abbinare. Stessa cosa per quanto riguarda il bloccaggio inferiore, in cui abbiamo il bloccaggio manuale, pneumatico, idraulico, come appunto abbiamo visto per quanto riguarda il bloccaggio superiore. Abbiamo la soluzione del registro posteriore, la tipologia di CNC. Ecco, ho visto parecchio ultimamente, soprattutto dall'anno scorso in poi, proprio un cambiamento nell'approccio dell'uso della macchina con l'utilizzo, per esempio, di parecchi software offline, con la possibilità, per esempio, di andare a inviare i programmi, di poter manipolare i programmi già con file 3D, già da ufficio, per poi essere elaborati direttamente in macchina. Anche qui ci sono varie strade. Potrebbe essere anche questo un buon argomento. Ecco, io sto parlando un po' in generale, un po' su tutti quanti i vari aspetti, cercando di raccogliere e proporvi degli spunti su cui ragionare e che aspetto da voi appunto dei feedback. Ecco. Bene, la cosa che mi piacerebbe fare ora potrebbe essere quella di fare un cenno per quanto riguarda l'argomento di luce e corsa, che non so se prima avevamo parlato, appunto, ci saremmo ritornati soprattutto nella definizione di cosa vuol dire luce e corsa. Ecco, vi do come spunto questo, che poi lo riprenderemo sicuramente, se poi siete d'accordo anche voi, al prossimo incontro, quando andremo a parlare appunto di una macchina in particolare o di una configurazione tra luce e corsa particolare e anche di intermedi. Ecco, allora io volevo farvi vedere questa slide qui, eccola qua, in cui viene data, ve la do come anticipazione, ma appunto ci ritorneremo. Che cosa vuol dire? Come si va a definire l'area di lavoro? In sostanza, l'area di lavoro che dobbiamo sempre tener conto riguarda l'incavo, che è quel C famoso che ci sono sulle due spalle, ecco che poi il discorso della deformazione rientra anche in questo ambito qui. Banco, gli intermedi e la corsa del cilindro, perché è la corsa che effettivamente io faccio col mio punzone. Ecco, la distanza che io ho tra l'attacco della traversa, dove si attacca la traversa, l'intermedio, da questo punto fino praticamente all'inizio del banco, con la macchina completamente aperta, è in sostanza luce. La luce della macchina, che può essere effettivamente di varie misure. Ci sono delle combinazioni, ritorno un attimo sul configuratore che vedete qui. Normalmente vanno di passo 200 in 200, corsa 200-400, se mi sposto a sua volta anche luce e corsa si adeguano, mi sposto sempre con differenze di 200 mm. In quali casi io potrei avere delle configurazioni diverse? Ecco che torniamo all'indicazione del su misura. Allora, io vi ho riportato semplicemente due esempi su cui riflettere, che sono questi. Io posso avere una luce maggiorata, ecco qua, nel caso in cui voglia fare degli scatolati molto profondi, perché? Perché mantengo ovviamente una luce molto ampia e vado ad aumentare, questa è la configurazione di macchina standard, la stessa immagine che abbiamo visto prima, solo che qui vado ad aumentare quelli che sono i miei intermedi, mantenendo una corsa di questo tipo. Questa normalmente andiamo ad utilizzarla per una configurazione in cui necessito di fare degli scatolati. Per evitare di non aumentare l'altezza del punzone, per cui avere un punzone che tra l'altro diventa un punzone speciale, con tutto quello che ne consegue poi in termini di approvvigionamento e costi, risolve il problema avendo appunto questi intermedi, che possono essere di varie misure, in base appunto a che cosa, al tipo di scatolo che voglio andare a fare. Ma questa è un'anticipazione che vi sto dando.
L'altra cosa che invece, mantenendo inalterato l'altezza dell'intermedio, ma comunque aumentando la luce, aumento di conseguenza anche la corsa. Questo cosa mi agevola? Tutto questo. Nell'estrazione del mio pezzo. Questo è un esempio che vi voglio far vedere, nel caso io vado a fare questa C, con una macchina con configurazione standard, per cui con una luce e una corsa standard. Potrei avere delle difficoltà, cioè devo far ruotare il mio pezzo. Ecco che ritorno all'argomento dell'ergonomia. Perché ovviamente chi lavora davanti alla macchina deve essere anche agevolato nella lavorazione. E questo può essere risolto con una configurazione di questo tipo. Nel momento in cui io vado a fare una luce maggiorata e una corsa maggiorata, dove mi libera proprio questo spazio qui. Ecco che posso far estrarre il pezzo in modo orizzontale senza doverlo inclinare. Ecco, queste sono delle informazioni che vi sto dando su cui potremo ragionare e che avrei piacere di fare un ragionamento con voi. Perché? Perché è un argomento che volevo farvi vedere, che potrebbe essere utile per la prossima volta, che è sempre legato al calcolo di parametri di piegatura. Eccolo qua, torniamo di qua, ai calcolatori che abbiamo visto. Tra questa lista di calcolatori che cosa c'è? La piegatura degli scatolati. Tiene in considerazione, in sostanza, ecco qui, qui potremo andare ad analizzare, riprendere. Sì, esatto. Allora, la corsa maggiorata, solitamente poi tu hai, ma non viceversa, esatto Martino, è corretto quello che stai dicendo, perché è tutto legato a quello che vogliamo fare con l'intermedio, perché anche lui nel gioco della luce e corsa, l'intermedio fa la sua parte, perché in un caso cambia sempre la luce, va a cambiare, ritorno un attimo nelle slide così riprendiamo la domanda. Io ho la luce sia nel caso in cui aumento l'intermedio ma mantengo la corsa inalterata, aumenta perché abbiamo detto che la distanza tra la traversa e il banco. La luce aumenta sempre anche nel caso in cui il mio intermedio rimane lo stesso, però aumento la corsa. Per cui di sicuro la luce aumenta, poi gli altri due variabili dipendono da cosa faccio con l'intermedio. Spero, se avete delle domande, dei dubbi, volentieri sono qua. Stavamo parlando appunto dell'altro calcolatore per la piega dei scatolati e questo è un esempio di una macchina dove abbiamo fatto un'analisi, tornando alla richiesta di prima di Fabrizio, che diceva che effettivamente il caso del case history è importante. Questo è un case history che vorremmo farvi vedere. Abbiamo del materiale su cui ragionare insieme a voi e presentarvi appunto tutta una serie di aspetti che possono essere utili e interessanti. Proprio sull'argomento luci e corse e ovviamente intermedio, come abbiamo visto. Bene, mi piacerebbe sapere anche da voi cosa ne pensate. Perché l'obiettivo era, io ho cercato oggi di introdurre, diciamo, un po' l'argomento. L'obiettivo era quello appunto di dirvi quali sono i nostri obiettivi. Questo percorso che vogliamo fare assieme a voi, attraverso appunto una discussione, un confronto che vogliamo fare. Perché, come si dice, appunto, dare forma alle vostre idee, ma ovviamente lo dobbiamo fare insieme. Noi dobbiamo, in sostanza, darvi un aiuto in questo senso e coinvolgendovi, riteniamo, come sempre, che sia la cosa migliore. Perciò vorrei capire, se questo può essere di utile, se può essere interessante, come anche il prossimo argomento e se gli argomenti che abbiamo individuato, dal controllo dell'angolo al controllo delle deformazioni, da tutta una serie di altri, dal discorso dell'ergonomia, se può essere interessante appunto approfondirlo o se avete delle altre cose appunto da aggiungere. Io sono disponibile se avete dei commenti eventualmente da indicarmi. Perché riassumendo, cos'è che abbiamo fatto appunto? Siamo partiti ragionando sull'aspetto macchina, configurazione della macchina, per cui scelta iniziale partendo dal tonnellaggio, lunghezza. Sulla base di quello, per definirlo, abbiamo analizzato la tipologia del materiale, lo spessore, le lunghezze che si intendono appunto piegare. E da lì poi siamo andati a vedere tutta una serie di accessori. Questo era l'argomento che si voleva appunto e che abbiamo visto oggi. Se
Sì, volevo capire se avevate qualche commento. Ecco, vi posso già anticipare, visto nell'attesa, che una possibile soluzione, o comunque proposta che possiamo fare, è un appuntamento settimanale. Noi volevamo fare un appuntamento settimanale, perché quel giorno possiamo dire alle mogli che siamo impegnati. un appuntamento settimanale che noi vorremmo proporlo giovedì prossimo, giovedì 16 aprile, sempre alle ore 16. Questa era l'idea che avevamo come indicazione. Bene. Ecco, per quanto riguarda la questione dei case history, i case history sono sempre riportati nella pagina Gasparini, che vedete anche in questo caso. Poi, come vi dicevo, li andremo a vedere caso per caso, man mano che affrontiamo i vari argomenti. In modo tale da vedere un po' di cose. Bene, allora io direi a questo punto, visto che se non avete altri commenti, io volevo fare una cosa: innanzitutto ringraziarvi dell'attenzione e del tempo che mi avete dedicato a noi e a Gasparini. Vi voglio augurare buona Pasqua da parte mia, visto che siamo prossimi, anche da parte da Gasparini, e ci vediamo sicuramente, spero, e vi aspetto numerosi. La settimana prossima. Sì, se non si torna al lavoro, però in ogni caso vi ricordo una cosa importante, spero che rientriamo tutti quanti, che avrete modo comunque di rivedere il video e di poter fare comunque i commenti che aspetto in ogni caso. Va bene. Io vi saluto. Perciò, settimana prossima, stessa ora e stesso canale. Va bene? Ciao a tutti, vi ringrazio e di nuovo. Ciao a tutti. Ciao!